Cosa ti sta per accadere? La fortuna, la ruota sta girando finalmente anche dalla tua parte e quindi quali sono le cose belle che capiteranno nella tua vita? Quindi ricordo che la prima stesa è quella del Buddha, quindi devi scegliere o il Buddha se senti una particolare affinità per il Buddha o la piramide se senti una particolare affinità per la piramide oppure la stele se il simbolo che ti coinvolge di più in questo momento è la stele. Ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte. Per cui è molto importante questo perché un video può essere visto anche tra 10 anni, per dire, e quello lì sarebbe il momento giusto. Quindi partiamo dal Buddha, partiamo dal Buddha. Allora, vediamo un attimino se ci sono delle cose belle che ti stanno per accadere e se la fortuna girerà finalmente dalla tua parte, se dalla tua parte la fortuna prenderà campo e si manifesterà, si svilupperà, perché anche tu hai diritto, come tutti, diciamo, ad avere una vita positiva, una vita bella, una vita intensa. E quindi cerchiamo di capire quali sono le tue chance, quali sono le tue possibilità per viverti una vita finalmente interessante, una vita finalmente felice. Quindi mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Le prime tre carte. Allora, beh, direi che è uscita una buona stesa. Perché abbiamo, da un punto di vista sentimentale affettivo, le cose stanno cambiando in positivo, stanno girando in positivo per te e stai per ricevere una situazione per cui la persona alla quale speravi, diciamo, si sta coinvolgendo con te, si sta innamorando di te e sta per, attivare, diciamo, come possiamo dire, una sorta di coinvolgimento. È una persona abbastanza chiusa, ma che ha un buon giudizio su di te. Quindi la notizia bella è che in amore stanno per verificarsi, nel tuo caso, eventi positivi dovuti proprio all'amore. L'amore sta sbocciando e l'amore si sta sviluppando. Vediamo un attimino, quindi da un punto di vista sentimentale affettivo, direi che le cose che ha fatto la scelta del Buddha stanno andando veramente bene, si stanno sviluppando e stanno migliorando. Vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese. Scegliamo anche qua tre carte, vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Bene, allora, non avrai perdite di tempo, quindi le tue energie investite su questa persona daranno i loro frutti, daranno i loro risultati, avrai, diciamo, l'imperatore che ti porterà nuove possibilità e quindi una persona solida, devi imparare a diventare una persona solida e questa storia d'amore sarà anche molto centrata comunque sulla passionalità e sulle relazioni, diciamo, passional-sessuali. Vediamo ancora cosa ci dice, cosa ci dicono, diciamo così, i tarocchi Zen, quali consigli ti danno i tarocchi Zen per poter portare avanti. In questo caso stiamo parlando di una relazione che starà per nascere, che sta nascendo. Vediamo qual è il messaggio dei tarocchi Zen. Allora, tagliamo e vediamo il messaggio dei tarocchi Zen. Scegliamo anche qua tre carte. Bene, allora è molto interessante questo perché c'è una totale fiducia che devi manifestare, si svilupperà questa relazione nel modo migliore e serve un po' di pazienza. La temperanza è venuta anche fuori nell'altra stesa, quindi nell'altra lettura, diciamo, dei tarocchi di Marsiglia. Quindi una relazione veramente positiva, veramente interessante, capiterà presto nella tua vita. Questo credo che sia un buon segnale per chi ha scelto il Buddha. Passiamo adesso alla seconda stesa, per chi ha scelto la piramide. Vediamo che ci dice la piramide. Quali sono, che come sta girando la ruota dalla tua parte, se ci sono eventi, se ci saranno eventi fortunati per te, eventi che ti porteranno benefici. Vediamo cosa ci dice
in questo caso la stesa della per chi ha scelto la piramide, per chi ha scelto la seconda stesa della piramide. Quindi tagliamo e vediamo anche qua le prime tre carte. E qua le cose non vanno decisamente bene, perché ci sarà una rottura, non totale, ma una rottura. Una persona che si scollega da te è una persona solida, una persona tutta ad un pezzo, che probabilmente ti lascerà. È probabile che andrai a vivere un abbandono, ma non è detto che quando una persona ci lascia... Un saluto a Cristina, ciao Cristina. Non è detto che quando una persona ci lascia le cose debbano andare male, potrebbero anche andare meglio. Cioè, non è detto che le cose vanno male per sempre, anzi, ci sono situazioni in cui le cose, se una persona ci lascia, possono andare meglio. Vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo un attimino qual è il suggerimento dei tarocchi di Marsiglia. Scegliamo le prime tre carte. E anche qua, infatti, questa fine di relazione ti porterà un nuovo amore e ti porterà una relazione davvero importante. Quindi non aver paura, non temere la fine di questa relazione, perché è positiva. Uno dice, ma com'è possibile che la fine di una relazione sia positiva? La fine di questa relazione che stai vivendo è positiva, perché ti porterà un nuovo amore e ti porterà nuove situazioni benefiche, positive, nella tua vita. Quindi stai per chiudere una relazione, o una relazione, o un interesse, insomma, ma se ne apriranno nuove. Come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. E vediamo ancora con suggerimento con i tarocchi di Marsiglia, cosa ci dicono, scusate, con i tarocchi Zen di Osho. Scegliamo le prime tre carte. E abbiamo anche qua, esattamente viene fuori questo, perché la chiusura porterà a un'integrazione migliore, a un'armonia migliore e a nuove stelle, nuovi obiettivi, nuovi progetti. Quindi sorridi, stappa una bottiglia di champagne quando si chiude questa relazione, perché nascerà qualcosa di molto più interessante, molto più intrigante. E vediamo la terza stesa, la stesa della stele, per capire cosa entrerà nella tua vita, cosa ti capiterà, come gira la ruota. E utilizziamo, intanto ricordo di iscrivetevi al nuovo canale Cammino Iniziati, scusate, Amore Over 40, di cui posto il link qua sotto. Ovviamente chi vuole abbonarsi può abbonarsi al canale, chi vuole fare una donazione può farla. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi per quanto riguarda la stesa della stele, cosa capiterà nella tua vita. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte, Abbiamo anche qua una situazione un po' ambigua, una situazione un po' complessa. C'è una donna che ha delle potenzialità, una papessa, e un'altra situazione estremamente complessa. Quindi hai a che fare con una persona estremamente ambigua, una persona che potrebbe essere in ambito lavorativo, ma anche in altri ambiti della tua vita, una persona poco chiara. Quindi fai attenzione, perché potrebbe essere una persona menzognera, una persona che ti racconta palle, e quindi che potrebbe raccontarti, insomma, delle cose non vere, per cui è molto importante per te prendere atto di questo e cercare di difenderti, insomma, da questa situazione che potrebbe manifestarsi anche in modo negativo, potrebbe manifestarsi anche in modo nefasto. Quindi devi prendere atto di questo e cercare di guardare oltre, diciamo, cercare di andare oltre senza lasciarti contaminare, insomma, da queste situazioni. Allora, mescoliamo ancora, tagliamo e vediamo un attimino cosa ci dicono in questo caso i tarocchi di Marsiglia. Allora, sì, viene fuori chiaramente, abbiamo il diavolo, quindi una persona manipolativa. Fai attenzione che nella tua vita c'è o sta entrando una persona manipolativa, interessata ad aspetti pratici, e che ti potrebbe
rovinare in qualche modo la vita, diciamo, ti potrebbe in qualche modo portare dei seri problemi. Quindi attenzione, fare attenzione. Vediamo alcuni consigli con i tarocchi Zen. Cosa consigliano i tarocchi Zen? In questo caso, quali sono i consigli dei tarocchi Zen? Tagliamo e vediamo un po'. Occhio a una persona manipolativa che può essere o può entrare nella tua vita. Una persona che ti può ingabbiare. Una persona che potrebbe essere un amante. Potrebbe essere un amante. E devi quindi imparare a chiudere con questa persona o comunque fare molta attenzione. Se ad esempio sei l'amante di un uomo, di una donna sposata, insomma, sei l'amante, fai attenzione, questa persona potrebbe, tra virgolette, manipolarti. Nel senso raccontarti un sacco di palle e quindi tu rimanere un po' inguaiata, invischiata in queste situazioni. Ecco, queste sono le tre stese, quindi tieni conto che i tarocchi sono validi nel momento in cui vengono visti, non nel momento in cui vengono fatti. Bene, e quindi per questo video è tutto, ovviamente seguimi su tutti i miei social. E ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video. Ti ricordo anche di abbonarti al canale. Abbonati al canale.